Prego. Prego. Vieni Paolo. Buonasera. Sì. Intanto tu sei bar gruppo. Sì, io sono. Sei Kemon. No, ma che cos'è Kemon? Vieni qua, allora, non scappare qua. No. Allora, Kemon, appunto, adesso essendo nel mondo dei parrucchieri, adesso è il top, periodo top dell'anno, da qui a fine anno. Quindi ora è il momento caldo? Perché? Novembre? È perché è ultimo dell'anno, feste, colore. Perfetto. Okay. Quindi, insomma, Kemon è un'azienda che è leader in Italia nella produzione di prodotti professionali per parrucchieri, con una particolare propensione all'attenzione verso l'innovazione e la qualità dei propri prodotti. Sì, diciamo che c'era un politico che ha detto che ci azzecca con digitale. Infatti, perché l'esigenza infatti non era un'esigenza, diciamo, digital, ma era un'esigenza di branding, di farsi conoscere non tanto ai propri clienti, quindi ai saloni dei parrucchieri, ma anche ai clienti dei propri clienti, in modo tale che avessero anche la voglia di ritornare da quel particolare salone. Come avete risolto il problema? Infatti l'idea sviluppata in partnership con noi di Bar Group è stata quella di realizzare e di chiedersi come mai, perché non far interagire proprio l'utente finale direttamente con il brand, permettendo al cliente di esprimersi in maniera creativa nel momento in cui è più predisposto, quindi nel momento in cui si trova all'interno del salone. Quindi quando uno arriva nel salone? All'interno del salone, quindi, cosa trova? Trova un'app, anzi in realtà la trova prima. Si è scaricata prima, diciamo. L'utente può scaricarsi un'app all'interno del salone, viene comunque invitato a scaricarla anche in quel momento, che si chiama App Salon in Touch, che permette di seguire tutto il percorso di interazione del cliente con il brand Kemon, a partire dalla prenotazione del trattamento all'interno del salone, che può essere anche personalizzato, cioè ogni salone può personalizzare l'app per i propri clienti. Poi all'interno del salone il cliente viene seguito, nel senso che attraverso dei sensori di prossimità l'app si accorge che il cliente è all'interno del salone e gli propone dei trattamenti in linea con quelle che sono le proprie attitudini. Quindi c'è un profilo, diciamo, sa esattamente quello che mi serve, quello che ho fatto la volta precedente, quello dove magari ho cliccato ma la volta scorsa non ho confermato, questa volta magari un po' più tempo mi trattengo. Ed inoltre mi permette anche di lasciare un feedback all'interno del salone, in modo tale da far vedere anche l'attenzione. Ma c'è un configuratore come con le scarpe, cioè posso vedere come verrei con un colore di capelli, dovessi dirigere i capelli, che non lo farò, ma insomma, per sapere. Sì, c'è quello, ma soprattutto c'è la possibilità di scattarsi anche una foto direttamente all'interno dell'app e condividere il proprio selfie all'interno della community del salone o anche sui social network. Perfetto, l'app cioè, è già pronta, sviluppata? L'app è già pronta e appunto story, immagino, in questo momento Kemon sta facendo formazione ai saloni per permettere ai saloni di capirne tutte le potenzialità. Viene distribuita su 500 saloni, quindi con una media ognuno di 400 clienti, quindi si tratta di un potenziale veramente molto alto. Quindi è pronta, è sul mercato, già avete i feedback? No, li avremo ora, adesso. Sicuramente il primo gennaio avremo tutti i feedback, perché loro adesso sono proprio impegnatissimi nella distribuzione. Perfetto, allora questa è la storia di Kemon, perché stiamo in questo ambito parlando di vetrine intelligenti. Francesco, tocca a te, grazie. Grazie.